Mi piaceva sottolineare un aspetto del giornalismo forte che porta avanti Giorgio, è da tanti anni anche collaboratore di Report, e anche se noi siamo a Roma e questa grande manifestazione si svolgerà a Bergamo, vi voglio dire che il 4 novembre alle ore 10 l'Auditorium Lab 80 farà un bellissimo omaggio proprio a Giorgio. L'omaggio si intitola Fame di conoscenza, passione per l'uomo, e questo omaggio a Giorgio Fornoni viene, diciamo, espletato, viene portato avanti soprattutto con la presenza di una grande giornalista come Milena Galvanelli, che lo ha voluto con lei in molte trasmissioni, ha dedicato anche una trasmissione a Giorgio sul suo operato, quindi veramente siamo molto orgogliosi di dargli adesso il microfono e comunque di sottolineare la sua appartenenza alla FLIP come vicepresidente. Prego Giorgio. Grazie dell'invito, ovviamente non ho chiesto io di fare il vicepresidente. Ecco, nel 2003 mi hanno onorato della loro tessera, no? Perché io fino al 2003 ho sempre viaggiato, fatto inchieste e lavorato senza tessere né niente. Ho avuto la fortuna di conoscere molti missionari in giro per il mondo e i temi che io trattavo non erano quelli dell'embed debo, di intervistare presidenti, ma di andare a incontrare la guerriglia, andare a incontrare la gente che soffriva, quindi a quel punto la tessera non serviva per niente. Ecco, è stata un po' una fortuna. Nel 99 Milena Galvanelli seppe che avevo del materiale esclusivo sulla permalina Eritrea-Etiopia, mi mandò a chiamare, ecco, che oltre a quello mi disse che cos'hai, ho mostrato un po' dell'altro materiale e a quel punto mi dedicò una puntata. E da allora mi chiese perché non voglio essere dei nostri. Ovviamente bello, importante, grazie, però io non saprei trattare i temi delle banche se mi lasci lavorare sul sociale, ed è quello che ho sempre fatto. Ecco, conosco bene ovviamente Nuri di Amnesty perché loro anche mi hanno appoggiato, quindi per me il passepartout non era solamente il missionario, ma erano le ONG, erano le ONLUS, le strutture che in qualche modo mi davano proprio la possibilità di andare un pochettino più in là. Parlando di nucleare, ecco, cioè, attenzione, perché noi sentiamo molto nei telegiornali parlando di nucleare, però i pericoli che abbiamo nel mondo non sono solamente le bombe atomiche. Per esempio, io ho fatto un'inchiesta per Report nel 2004 sulle armi di distruzione di massa per Report, dove c'era il nucleare, il biologico e il chimico. Del nucleare, per esempio, su 240 sommergibili nucleari costruiti nel tempo della guerra fredda, 200 sono alla rada russi, no? E devono essere smantellati. Ogni reattore, e cioè ogni sommergibile ha due reattori nucleari, e c'è nel mare di Barents un potenziale atomico pari a 12.000 bombe sganciate su Hiroshima, e di questo non se ne sa niente. Ci sono poi, c'è un grande centro vicino a Novosibirsk di armi biologiche, quindi con 300 stadi che con niente potrebbe far saltare il mondo, ecco. E poi ci sono 7 grandi depositi di armi chimiche. Questa è la parte della Russia che ho fatto. L'ho fatto perché? Perché si parlava contro Saddam che c'erano le armi, no, sapevate, le armi chimiche. Ecco, quindi a quel punto mi è nata proprio il desiderio di fare questa inchiesta sulle armi di distruzione di massa. Milena Gabanelli ovviamente mi ha aperto la porta, mi ha dato questa opportunità. Ecco, quindi parlando di nucleare, però perché poi avevo fatto la patrulliera nucleare nel 2000, dove ci sono i grandi depositi. Ma al di là di tutto questo, quando si parla giustamente di armi nucleari, adesso, quando ho fatto l'inchiesta sulla pena di morte nel mondo, e quindi questo correva l'anno 2005, quando ho intervistato Shirin Ebadi, Nobel della pace in Iran, lei mi disse: e certo, anche noi non dovremmo fare la bomba atomica, però anche gli altri non dovrebbero avere la bomba atomica, perché anche l'Iran è uno Stato. Quindi se adesso per esempio Trump continua a dire non bisogna che l'Iran abbia la bomba atomica, che cominci anche lui non avere la bomba atomica, che venga il disarmo, giustamente come stava dicendo, perché addirittura l'India e il Pakistan si stanno combattendo alla bomba atomica. Sentivo addirittura Cerunetti, che conoscete, no? Un bravo giornalista, editorialista, disse anche contro il Dalai Lama. Il Dalai Lama è stato ospitato in India, ecco, in questo, quando è fuggito appunto dal Tibet, però non dice mai niente sulla bomba atomica che ha l'India. Ecco, quindi è un mondo purtroppo che è fatto da poteri.
E cosa fa Report? Report non fa altro che denunciare il male affinché la gente lo rigetti. Ecco qui che noi non abbiamo le good news, abbiamo provato a farlo un pochettino, però denunciare il male affinché la gente lo rigetti è importante. Ecco, questa è la motivazione perché tante volte si denuncia solamente, ecco, non lo so, ma la cosa importante è dare veramente visibilità alla sofferenza dell'uomo, e su questo ho sempre tentato per i 40 anni che viaggio per il mondo di dare un po' questo senso alla vita. Ecco, io ho voluto portare un pezzo di un lavoro, di un estratto di un lavoro, di un film che ha fatto un iscritto alla freelance georgiano, Alexander Kadarizze, e che ha fatto un filmato per Arte, che è stato anche premiato a Dublino e così via, dove ha messo la storia e la vita di 6 giornalisti di prima linea, tra i quali c'era anche Antonio Russo, perché lui è stato ucciso in Georgia, lo sapete perfettamente, che era giornalista di Radio Radicale, e uno dei primi ad accorrere è stato proprio Alexander, e alla fine ha voluto raccontare un po' la vita di questa gente di prima linea, e adesso ve ne mostro un estratto, se si riesce, perché è importante, sottotitolato in italiano, si vedrà pochissimo, purtroppo la cosa è così. Ma un pezzo lo lascerò poi a Virgilio Violo, che se qualcuno vorrà vedere quel pezzetto, Virgilio magari lo potrò mostrare. Sì. Sometimes we go to Bankisi Gorge, where Chechen refugees are sheltered. Raisa never stops filming, hoping that her recordings might change the fate of her people. I also take pictures, just for myself. Raisa takes me to a conference organized by Chechens in Tbilisi. This is how I meet Antonio Russo. He's the main speaker here, looks experienced. So in a technological way they use organic one. We know about the vacuum bomb. Antonio is a war reporter from Italy. He's investigating war in Chechnya, but cannot go there, since the Chechens lost control over the mountain pass. Hello. He had covered many conflicts before, including those in Africa and in Balkans. Antonio became known for his daring work in Kosovo. Despite the tough job he does, he's an easygoing man. His English is as bad as mine, but we find common language immediately. He invites me to his flat, where I meet another guy who also wants to go to Chechnya. Renzo Martens, an artist from Amsterdam. He has a video project in mind, which I don't understand very well. That's what you do, and then you learn something for yourself. Renzo keeps his tiny camera always rolling. Of course. What do you think of those romantics who go to the war? Those romantic? The romantic people that go to the war. Life is not a romantic thing. Life is something more hard. Why do you go to wars if it's not romantic? Why do you go to wars to show reality in the world? No, it's not romantic. It's only that I'm interested to know the limits, you know, limits. Limits. Of human being. Mm-hmm. And the war is the best. Shoot. That's very romantic, though. No, it's not romantic. No? But okay, this is your opinion, my opinion, it's all right. It's no problem. But when you said why you want to be in the war, I want to know this. How you could kill a person in that way? As in Africa, as in Yugoslavia. As I think also in Chechnya, with the genocide, with the filtration camp, with the massacre, we don't know exactly what is going on there.
We don't know. Antonio is upset that he can't make it to Chechnya. He was refused a Russian visa to enter officially, and the mountain trails are no longer accessible. Renzo has visa, and he's ready to go. He offers me to join him in his project. Nikolaidis kuchaze misi pindan da argulin o kompyuteri sateliturii telefoni da videokasetemi. Before we left, Antonio told me he had found proofs exposing the use of illegal weapons and the trafficking of human organs. How could I know he was so close to danger? He seems to be away from war, but I lost a friend, more than a friend. Antonio was a person who had answers to many of my questions. He chose to go to war. War that keeps rejecting me. As if I'm not good enough, not strong enough. I just can't stop thinking of those who go to war as if they are searching for something precious. I remember Giorgio Fornoni. He came to investigate the death of Antonio Russo. La guerra nel 2000, ma poi ho avuto la fortuna di
sia di conoscere che stare e intervistare Anna Politkovskaja, di cui tutti forse voi avete sentito parlare. Quindi fare questo lavoro significa veramente non mettere la testa sotto il cuscino e avere l'opportunità di conoscere delle persone che fin quando avranno la forza di lottare non lasceranno, come si pensa, lasciar mai crescere il deserto. Questo è importante. Una cosa che voglio dire, perché recentemente è capitata, ma ci teneva anche Virgilio questa cosa, il Consiglio Nazionale dei Giornalisti, in persona del suo vicepresidente Vincenzo Jacopino, il 2 marzo 2016 ha segnalato all'Ordine Lombardo il comportamento del giornalista Giorgio Formoni per avere promosso la vendita di una tessera della Freelance International Press che avrebbe le informazioni raccolte dall'esponente caratteristiche simili al documento rilasciato dall'Ordine. Ecco, e poi questa denuncia poi era stata fatta l'anno prima a Virgilio Violo, perché loro dicevano appunto che la Freelance è in concorrenza con l'Albo dei giornalisti. No? E sapete perfettamente che il giornalismo, anche la nostra Costituzione, l'articolo 21, prevede proprio la libertà di informazione e la libertà di stampa. Alla fine ho dovuto prendere un legale, perché abbiamo fatto la denuncia anche alla Procura della Repubblica. Alla fine, dopo aver è risultato che questo Consiglio di Disciplina Territoriale assolve l'incolpato Giorgio Formoni per non aver violato alcuna norma deontologica. Però intanto non... Però intanto quella gente mi ha fatto prendere un legale, ho dovuto spendere per il legale una presa in giro, ma al di là comunque di tutto questo era per dire che un freelance è il diritto uguale a un albo dei giornalisti. Certo, anch'io poi me l'ha data la tessera da giornalista, ecco, perché tante volte per questo lavoro serve. Per esempio, mi è servito quando sono andato a intervistare Kadyrov, il presidente della Cecenia, e sono andato nel 2003 con Andrei Mironov, che voi forse ne avete sentito parlare, Andrei Mironov, mio carissimo amico, ecco, e l'unica tessera che avevo veramente chiesto a Virgilio Violo era proprio per Andrei Mironov, affinché anche lui potesse accompagnarmi a fare quel lavoro in Cecenia. Comunque, al di là di tutto questo, la cosa importante, come diceva Antonio Russo, è raccontare la verità. Grazie.